Battaglia dei Biciclindici, appuntamento a Varano doppio per quanto riguarda anche la partenza della potente e veloce. Prosegue Francesco in cabina di commento qui con me, Raffaele Lanza, appunto prosegue Francesco Greco la suddivisione in due griglie, quindi un 2020 che è partito con tutte le difficoltà del caso, non solo per la BDB, ma prosegue alla grande con sempre il cammino suddiviso in due griglie. Lo sappiamo, purtroppo questo 2020 è stato predominato da questo Covid che ha dato problemi a chiunque. E c'è da dire una cosa, che questa griglia potente e veloce, appunto come dicevi tu Raffaele, è una griglia molto combattuta, perché comunque le potenze delle moto sono non che di là non se le danno nelle altre due, però comunque è una griglia che trova tanto, tanto spazio e tanto consenso, quindi sono molto contento, ecco, di questa, tante di questa potenze, griglia. Sì. Tanta potenza, tanto lotte, giustamente come ricordavi, ne vedremo delle belle, soprattutto perché abbiamo dei personaggi interessanti, li andremo a scoprire nella griglia di partenza che tra poco andremo a presentare. Griglia di partenza, ricordiamo, come è per la BDB leggenda leggera, la stessa griglia sarà valida appunto per gara 1 e gara 2, a brevissimo quindi le note su quelli che sono stati i protagonisti delle prove di qualifiche qui a Varano, sempre in collaborazione con il Motoclub Ducale, quindi attenzione ai protagonisti della starting grid. Griglia di partenza potente e veloce, Francesco, anche questa pienissima, anche questa interessante, in pole position un ritorno gratitissimo, quello di Ivano Pigliacelli, numero 18, l'abruzzese, in sella alla BRT, 1.10.818 accanto a lui, in prima fila, Pino Vocaturi, numero 65, Pino che tra l'altro, sempre con i colori della BRT, ha corso anche nel National, no Francesco? Sì, quindi impegnatissimo. Poi ne avremo sicuramente modo di parlarne più avanti. Gran gara per lui, quindi a chiudere la prima fila di Teodoro, new entry Nicolas Teodoro, numero 353, quindi in seconda fila Nicolas Rovelli, 1.13.143 per lui, interessantissimo il suo tempo e soprattutto dalla giovane salita, da vedere dalla salita, quindi bello bello l'arrivo anche di Rovelli. Accanto a lui invece un veterano, parliamo di Francesco Vernadelli, Vernamix del team Saponettari, 1.13.530 per il 27, chiude sempre con i colori di Saponettari Fabio Bernardi, quindi in terza fila Franco Del Deo, numero 36, 1.13.998, quindi Mauro Piano, altra presenza interessante dalla salita, col numero 54, 1.14.473 per lui, e quindi col 231 Aprilia, quella di Alessandro Ceci, 1.15.384, in quarta fila apre, interessantissima la presenza di un francese, Gregory Penna, ci è venuto a trovare il numero 21, da quindi Sport lo accogliamo. Twin, francese, grandissimo. Comincia finalmente a concretizzarsi, no, tutto questo rapporto di collaborazione con i francesi. Ricordiamo che anni fa la Super Twin appunto è stata protagonista nell'ambito dell'Europeo, speriamo di riuscire a tornare. Cominciamo ad avere un francese con noi. Accanto a Gregory Penna abbiamo Luca Bassetto, numero 7, UBFMA per lui, 1.16.340 per il romano, e quindi dalla Sicilia il numero 29, Vincenzo Ficarotta, 1.17.307, presenza graditissima, si è divertito e soprattutto Francesco siamo sicuri di averlo catturato ormai, no? Sì, per quanto sì, riguarda le prossime gare. È uno dei nostri, dai. È uno dei nostri, così come uno dei nostri anche Leonardo Piergiovanni, numero 664, col crono di 20.993, accanto a lui Massimiliano del Maurice Garage, Maurizio Dessì, numero 107, questo per quanto riguarda la griglia della potente e veloce, quindi è il tempo ora del semaforo per noi. Buonasera a tutti, siamo qui in questa seconda e terza tappa della battaglia dei bicilindrici a Varano dei Meregari per questo appuntamento in grande crescita, e qui con noi con due persone che vengono da lontano e si sono aggiunte a noi strada facendo, con il responsabile del team SAT e il pilota Vincenzo Ficarotta. Vincenzo, ti faccio subito le domande clou: com'è andata la giornata di qualifica, hai trovato il feeling con la moto, che moto ti hanno portato, come ti trovi con questo circuito? E intanto ringrazio tutti quelli che mi hanno permesso di fare questa bella esperienza, bellissimo, meraviglioso, un contesto spettacolare.
nonché Francesco, Mario, tutti, il Planet Racing, Aprilia Planet, che ci ha dato le moto. La moto è una bellissima bicilindrica RSV del 2002, da sistemare, un po' vecchiotta, i suoi acciacchi, e dopo 2 anni di fermo è dura a riniziare, però piano piano stiamo trovando la confidenza giusta. Ti sei divertito? Da morire, da morire. E questa è la cosa più importante ed è un po' il motto, quello che diciamo sempre noi a fine giornata: ti sei divertito? Sì, e allora hai vinto, perché di fondo che ci frega se siamo qua tutti per passione, no? Io ho detto grazie di essere con voi, per me è una vittoria, qualsiasi cosa possa succedere, ho trovato una famiglia che mi ha permesso di fare tutto questo. Sentiamo Francesco se vuole aggiungere qualcosa. Ma no, io sono contentissimo intanto di essere qua, di essere tornato alle corse dopo tanti anni con questo progetto che vede coinvolti noi, SCM, con Stefano Granata, e siamo contenti, siamo tranquilli e siamo qui per divertirci. Bravissimo, allora vi ringrazio molto, grazie. Eccoci qua con una new entry, Nicolas Di Teodoro, se non sbaglio, con una bellissima motocicletta preparata da BRT Prodivi, un 1220. Raccontaci un po' che esperienza, che emozione, intanto che esperienza hai, che emozione ti porta, diciamo, a correre in questa pista, non so se la conosci, o raccontaci qualcosa e come ti piace, e se ti piace la moto. Per me è la prima esperienza in questo circuito, con la moto che mi ha offerto gentilmente BRT Prodivi, e ringrazio... la moto. Ti sei emozionato? Sì. La moto cammina? La moto fa paura, va benissimo. Ho visto certi monoruota, facevi giù prima di entrare alla variante veloce, paurosi. È bello e divertente. Benissimo. La pista è divertente, l'ambiente è bello, quindi sono stracontento di essere stato qui in questo circuito. E noi siamo onorati di averti qui e ti abbiamo qui grazie a un'altra presenza, perché certo, tu aiuti Ivano Pigliacelli nella sua officina, nella sua officina di Teramo, e adesso abbiamo il grandissimo ritorno per la gioia di Pino Vocaturi, un po' meno gioia perché ci ha avuto problemi, poi lo vediamo, e Ivano Pigliacelli. Come va? Che ci dici? Ti piace? Moto, come va? Come è andata? No, la moto va benissimo, e avevo fatto già 12 giri a Vallelunga a marzo, e quindi ho già capito che la moto è bella. E l'unico problema è l'allenamento fisico, solo quello mi ha limitato oggi, sai, 4 turni insieme, e così dopo che siamo fermi a gara l'anno scorso e solo 12 giri a Vallelunga a marzo, ho risentito solamente il fatto dell'allenamento fisico, ma per il resto è tutto ok, la moto funziona, va benissimo. Come dico io, qui tocca lunedì andare a lavorare pure, no? Quindi Ivano... Tocca sì lavorare, altrimenti non possiamo venire per niente. Ti ho visto qua sotto, arrivi a velocità stratosferiche e comunque hai girato bene alla fine. Sì, no, abbiamo girato bene, anche se sono convinto che il limite è molto più alto e non ci sta ancora tanto tanto da migliorare. Ho visto anche gli intertempi, non riesco a fare uno buono insieme uno dietro l'altro, quindi best lap abbiamo ancora di real time, ancora un secondo e... penso che domani ce la facciamo. Senti, tu mancavi da noi, mancavi da ottobre 2019. Cosa ti sembra che è cambiato? Come vedi, insomma, ci teniamo molto al tuo parere, dato che sono anni e anni che sei in questo ambiente. Che cosa ne pensi della BDB attualmente? Beh, è stato fatto un grandissimo step avanti separando le categorie, la potente e la veloce dalle altre, e quindi il gap di moto era troppo differente, quindi a volte poteva essere risultare anche troppo pericoloso, e quindi già quello è stato fatto un notevole passo avanti. Io ho sempre detto ci servono i numeri però per farlo, perché chiaramente come faccio a dividere categorie, non posso fare 2 griglie da 5, no? Certamente, no, ho visto che l'affluenza numerica è molto superiore agli altri anni e piano piano cresce, ed è una cosa positiva, penso per tutti, anche per il piacere dei partecipanti, perché fare una gara con 5 partenti o fare una gara con la griglia piena, esatto, ha il suo fascino. E quindi no, speriamo di migliorare. L'unica pecca purtroppo quest'anno è il Covid, che è saltato il Mugello. Ma questa è un po' un problema un po' di tutti in questo periodo. Ivano, siamo emozionatissimi di averti qua, e alzi il livello ovviamente a dei livelli top, perché comunque è bello anche proprio vederti, fai spettacolo. Ti ringrazio, vi ringrazio, grazie. Ci grazie, vediamo tra poco. Grazie. Finalmente Nicolas Rovelli, per appunto il secondo e terzo appuntamento di questa doppia tappa. Che ci dici, Nicolas, come sei andato oggi e cosa pensi del campionato? Ma tanto già lo sappiamo. Oggi molto contento, perché rispetto alla prima tappa ho migliorato parecchio. È un piccolo problema, ma ha impedito di fare il meglio nella seconda prova ufficiale, però vabbè, siamo pronti per domani. E niente, campionato bellissimo, tantissima passione,
tantissime belle moto, belle persone, quindi contentissimo di essere qua. Ti ringrazio, che curiosità, che problema tecnico hai avuto? Mi si è svitata la vite che lavora sull'asta del cambio, quindi inizialmente il cambio elettronico continuava a tagliarmi corrente finché non mi ha abbandonato del tutto la leva del cambio e sono rimasto a piedi lungo la pista. Vabbè, l'importante è comunque totale, ti sei migliorato e ti sei divertito ovviamente, no? Quindi obiettivo centrato e domani vediamo di dare il gran gassone. Assolutamente, obiettivo centrato, migliorato 3 secondi dalla qualifica dell'altra volta, quindi più contento di così. Beh, volevo ricordare che Nicolas viene dalla velocità in salita, quest'anno è stata una bellissima sorpresa averlo qui con noi e gli facciamo veramente un grandissimo in bocca al lupo e grazie per supportarci e credere nel progetto. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Immancabile Leonardo Piergiovanni con la sua Panigale R in questa seconda e terza tappa della BDB, che ci dici, aumenta il feeling con questo mezzo? Ti sei divertito? Come sono andate le qualifiche? Allora, le qualifiche, l'ultima è andata benissimo, ho preso un buon feeling, ho fatto anche un buon tempo, non sono più ultimo ma credo penultimo, quindi è già un qualcosa che si va. Ho visto che ve le suonavate con Massimiliano, sì, De Sì. Siamo usciti insieme, ci siamo messi d'accordo prima per tirarci un po', diciamo, per abbassare un po' i tempi, quindi è stata una cosa buona, diciamo. Siamo quasi sullo stesso livello, quindi diciamo è andata bene. Quindi domani promettiamo battaglia tra me e Massimiliano. Bellissimo, perché appunto come raccontavo in questo periodo si creano nella battaglia dei bicilindrici anche questi gruppetti, no? All'interno delle griglie, ricordiamo due griglie dedicate per potente e veloce, tu appunto potente con la 1199R e leggenda e leggera. E che dire, è bellissimo appunto quando si battaglia durante... la gara o le qualifiche o i tempi eccetera, poi ci si scambiano battute, vabbè, questo è proprio l'ambiente che è fantastico. Va bene Leonardo, ti ringraziamo tantissimo di essere qua nuovamente con noi e a domani e dagli il gas. Grazie. Ecco qua Mauro Piano, finalmente dopo più di un anno ormai dal suo debutto nella BDB. Esatto, e siamo molto contenti di averlo con noi perché poi tanto piano non va. Che vuoi raccontarci la tua giornata? Come va? Ti stai divertendo? La giornata è bellissima, tutti voi siete splendidi, siete sempre molto disponibili, in particolar modo un elogio a te perché ti dai molto da fare e ci divertiamo da vecchietti, come tanti altri, e buona finché dura, come dico di solito. Beh, scusami se ti interrompo, ma da vecchietti comunque il gran gas gliel'hai sempre dato, ricordiamo bicampione nel Labo d'Oro Ducati Trofeo della Montagna 81-82 con Panta 600, esatto, delle foto ogni tanto mandi bellissime. E che volevo dire, alla fine, scusa, lo vuoi anche dire quanto hai girato? 14-4. Il gran gassone, cioè, dice insomma, tanto dell'età. Si può fare di meglio, ma mi accontento. Mi sono divertito a guidare. Bravo. Questo va bene. Il problema è che bisognerebbe non guardare il cronometro, però purtroppo siamo ammalati. È vero. E tuo figlio, sei qui con tuo figlio Riccardo? Sì, sono qui col figlio. Oggi, anziché fare lui è il pilota veloce di casa, però mi aiuta a fare il meccanico. Adesso fa lo sguattero da qualche parte, non so, l'ho mandato a guardare come si. Sarebbe bellissimo vedere anche padre e figlio correre nella stessa gara. Prima o poi ci riuscirò a convincerli, chissà, non lo so. Comunque ti ringraziamo. Grazie per aiutarci, tra l'altro tu ci aiuti, splendidi. Ci fornisci, lui è uno dei nostri partner, è uno dei nostri partner, ci fornisce del materiale, è sempre molto disponibile lui anche con noi, quindi grazie Mauro di essere qua, veramente onorato. Grazie a voi, grazie. Ciao. Di nuovo partner immancabile Luca Bassetto, che ci dici in questa tappa doppia gara molto impegnativa, aumenta il feeling con questa Panigale o no? Ma sì, sicuramente aumenta il feeling, la moto è bellissima, avrebbe bisogno di un polso nuovo, purtroppo il polso invece si sta invecchiando, quindi i tempi piano piano migliorano, ma ci vorrebbe un salto di qualità un po' più consistente. Però siamo soddisfatti perché l'ambiente è bellissimo, come al solito, la compagnia è bellissima, ci fa enormemente piacere partecipare a questa iniziativa, sia a me che corro, sia a FMA, eccola qua, che rappresento e che ci aiuta in alcune parti di questa avventura, che è bellissima, è un'avventura a cui chiediamo a tutti di partecipare, perché solo stare qui, non importa il tempo, non importa come si arriva, è già una bella soddisfazione. Beh, quello che dico io sempre ogni volta è una pistata tra amici, solo che poi ti fai la gara, che chiaramente, no, ti dà senso anche a tutta la preparazione, le moto, no?
poi non nascondiamoci, cioè la competizione c'è, ragazzi, e lo sfottò ancora di più. Io, per esempio, col Greco lo sfotto, c'è poco da fare. Siamo ultimo e penultimo, ma sì, però due griglie differenti, quindi non vale. Ti ringrazio tanto, Luca, sempre per aiutarci con le premiazioni. Appunto è uno dei nostri partner, è bella questa sinergia che corrono anche i partner all'interno. Penso che non è che in tanti altri campionati si vedono cose del genere. Ma solo qua si può fare, quindi accorrete numerosi. Grazie Luca, ciao, buona serata. Eccoci qua con una bellissima presenza, anche molto importante per un futuro particolare, speriamo. Sono ormai un po' che siamo in contatto con la Sport Twin francese e qui abbiamo appunto un partecipante, Gregory Penna, con la sua 998, che è venuto, ha deciso di partecipare a una tappa con noi. Siamo molto contenti di questo e ti chiediamo subito, ovviamente, che cosa ti sembra da fuori questo ambiente e come va la tua moto su questo circuito, che è la prima volta. Allora, l'ambiente somiglia abbastanza al nostro campionato, gente appassionata, tutti bravissimi, siamo tutti qua per divertirsi, e mi sembra a casa, quindi... Sono bellissime parole queste, il mi sembra a casa, è emozionante. Quello voglio dire, la moto come si comporta, come hai girato, che è la prima volta che metti piede qui in questo circuito molto tecnico. Allora, circuito tecnico, però abbastanza carino, a me mi piace tanto. E la moto si è comportata abbastanza bene. Volevo ringraziare Jonathan Latier della B-Tubo che mi ha aiutato a sistemare la moto, a farla bene di sospensioni. Benissimo, allora salutiamo tutti gli amici della Sport Twin e magari chissà riusciamo un giorno a fare una tappa coadiuvante tutti insieme. Tra l'altro bellissimo il cagnolino con la brandizzato Ducati Corse. Ok, grazie Gregory, a domani, gas. Eccoci qua, Francesco Vernarelli, ufficiale team Savonettari. Che vuoi dire, che hai fatto con questa panigale? Che modifiche, che step evolutivi ti sono stati portati avanti? Presidente straordinario, buonasera a tutti da MIX Mix a tutti. Aspetta, che non dopo la chiusura. Vai. Cassia Garage, perché tu hai detto FM Hub, ricordiamoci Cassia Garage. Comunque, detto questo, gli step grazie al team, bene, nuovi cerchi, nuova insomma, ce li avevamo perché non usarli, no? Stiamo migliorando, ovviamente è una moto molto impegnativa, soprattutto per i vecchietti come Mix, non come me, come Mix chiaramente, però dai, stiamo scendendo turno dopo turno e domani lotteremo per il podio, ce la metteremo tutta, caro presidente. Bene, fai la chiusura. Anche a tutti voi, Giulia, allora, esatto, fai la chiusura. Fantastico. Dopo ste cose me levo. Guarda, l'ambiente, fantastico, fantastico, tutti fantastici, devo dire organizzazione. Motoclub, Tizza Panettari, voi idee, i fotografi, e tutto, fantastico, me ne vado, ciao, buon mix a tutti, arrivederci. E ci siamo, gara 1 potente e veloce, abbiamo visto la griglia, abbiamo sentito dalla viva voce dei protagonisti, no Francesco, le loro impressioni su questo weekend qui a Parma. La starting grid si va ricomponendo, vediamo un po'. Intanto ci arriva una notizia, sì, per quanto riguarda un'assenza, c'è, sì, stato un problema. Francesco Del Deo assente purtroppo per un problema tecnico. Ci dispiace, quindi fuori causa il numero 36, ancor prima appunto del via delle operazioni. Speriamo di vederlo, sì, in gara 2, nel frattempo di vederlo, sì, tutto in gara pronto. Si riesce a risolvere, se no ovviamente a Cervesina. A Cervesina, diamo appuntamento a lui, ma è il momento per noi del via. Eccoli. Semaforo che si accende, partiti, partenza come al solito da parte di Ivano Pigliacelli col Rovelli pure, sì, il buono ruota fisso. Decisi, vediamo un po', perché decisi. Vogaturex che diceva c'ho qualcuno, ormai qualcuno gli è arrivato, no? Credo che sia di Teodoro, dico, sì, bene? Tanto questo è l'onboard su Rovelli, come dicevamo, che viene dalla salita e ha avuto un bel exploit anche lui, no? Quest'anno, sì, per noi. Sì. Credo che si sia trovato anche come ambiente, no? Così come prassi per quanto riguarda la BDB, sì, intanto, sì, vediamo di Totoro come va alla caccia di Ivano Pigliacelli. Vocaturex è lì dietro, però, sì, diciamo Vocaturex è lì, tra l'altro, Vocaturex praticamente è lì. Comunque Ivano non sta fermo una settimana, Ivano Vocaturi, dico, ma Vocaturi non sta fermo una settimana, l'altra volta l'abbiamo visto a Imola
col National si è comportato benissimo. Insomma, ha fatto questa esperienza nel National Trophy a Imola a inizio settembre, che è stato un weekend abbastanza impegnativo e importante. Insomma, lui, tutta esperienza ovviamente fatta. Assolutamente, ma possiamo dire appunto che Caturi è pilota di punta della BTB, intanto c'è il primo passaggio da parte del Teramano Ivano in forza al BRT Prototipi, guarda, sì. Guida di forza, guida bene, è comunque sempre uno spettacolo vedere Ivano. Vocaturi, vediamo un po' un board per lui, dicevamo, appunto pilota di punta della BTB, si è adipito alla grande anche nel National. Questo sta assolutamente un'esperienza. Tanto vediamo linee diverse con Di Teodoro che sono in bagaglio. Cerca di difendersi, ma arriva Pino. Sono in bagaglio, belli. Sì, Di Teodoro, sì. Ricordiamo, è una wild card con una moto fornita da BRT, che è un 1220. Intanto vediamo l'onboard di Vennarelli sopra l'1199 di Panigale, che è, se non sbaglio, dietro a Bernardi. Qui c'è una lotta intestina, i tuoi compagni di scuderia, sì, Bernardi e Bernarelli. Se le suonano, sono contento perché si divertono, quindi questo tanto, guarda, è importante. Guarda Pino come studia, io starei attento. Tanto un altro pilota della salita che ci è venuto a trovare e che appunto è sempre più dei nostri, Piano, Mauro Piano anche con 54. Anno, esatto, è stato con noi, grandissimo Mauro Piano. Piano che va alla caccia, l'avevamo accennato prima, no? Del francese Gregory Penna, sì. In settima posizione al momento il francese, e anche Gregory, insomma, adesso ci sarà sicuramente l'onboard su di lui. Intanto dicevo, anche Gregory si è trovato subito bene su questo tracciato comunque tecnico e particolare. Varano, devo dire che piace a molti e non per niente è stato negli anni un punto di trovo importante. Comunque, un circuito divertente. Intanto eccolo qui un altro pilota di quelli, come dire, storico per quanto riguarda la BTB, sì, Luca Bassetto. Bassetto che sta cerca di dietro a Ceci, se non sbaglio, vediamo un po'. Piano e Ceci sono un po' quelli di cui va alla ricerca Bassetto, eh. Sì, guardiamo, tra l'altro Ceci e Ficarotta sono i piloti. Eccolo Penna con il suo 998, ricordiamo, dalla Sport Fuel francese, ha deciso di venire a correre questa doppia tappa con noi qui a Varano e devo dire che da come guida, insomma, si sta divertendo, perché si sta divertendo e sta dimostrando che insomma un po' ballerino. Può dire la sua, vediamo, può dire la sua anche che Vocaturi. Vocaturi. Attenzione, Vocaturi passa, ma risponde Di Teodoro, secondo me infatti eccolo qui è rientrato. Esatto, ho detto Di Teodoro, ma guarda, non vorrei dire, ma credo Di Teodoro sia di scuola abruzzese. Vocaturi Ivano, è ripassato, credo. Dicevo Di Teodoro, credo che vorrei dire una castroneria, ma lavori con Ivano, no? Con Ivano, ma dicevo, è scuola abruzzese. Intanto per quanto riguarda i piloti delle retrovie, attenzione anche a Pier Giovanni, assolutamente, anche lui in miglioramento, piano piano, le sue prime esperienze comunque di gare, lo ricordiamo, è con noi da ottobre 2019 e che piano piano sta portando a casa. Dicevo delle due Aprilia che vanno citate, giusto che vengano citate. Parliamo di Alessandro Ceci e Vincenzo Ficarotta, perché ricordiamo che all'interno, no, della BTB abbiamo anche la Aprilia Cup. Sì, quest'anno hanno fatto la scissione, come dicono loro, cioè, si sono separate le due categorie. Le due anime, attenzione perché Pino è passato, però perdona, quinto passaggio a metà gara, Pino recupera la seconda posizione, danno di Di Teodoro. Vediamo le partenze. Attenzione, Rovelli, tanto passaggio, monoruota, passaggio monoruota, sulla partenza, monoruota, sì. Tre monoruote di seguito, purtroppo però gli hanno fatto un po' perdere meno efficace un pochettino. Devo dire che l'unico che forse che impenna, nonostante questo rimanga una partenza efficace, partenza è sempre Ivano, eh? Non è partito per niente male, devo dire. Assolutamente. Il piano che tra l'altro per quanto riguarda la linea di partenza era abbastanza attardato, era in terza fila, ottavo miglior tempo per lui, credo che abbia recuperato non poche posizioni in avvio. Ancora per Giovanni, vediamo un po', che ci fa vedere che non è partito manco lui comunque.
ormai cominciano queste partenze a cominci a gestirle, no? Momento dopo momento. Sì. Bellissima dal drone. Qualcuno è rimasto attardato dietro comunque, che mi sa che è De Sì, eccolo là, infatti. Sì, sì. De Sì sempre De Sì qualche che... problema a partire, sì, o i dischi che gli si incollano o... però poi si è fatto comunque la sua. Parliamo di un rookie comunque, se non sbaglio. Assolutamente, no? Lui infatti è rookie, intanto bellissimo su super slow motion per il CEO FMA Hub, come sì, qua. Sì. Ricordiamo, manager prestato alle corse, perché insomma Luca corre da anni, sì, ma bella piega, impegnatissimo. Tra l'altro è impegnatissimo anche, abbiamo dibattuto a lungo, no, nelle trasmissioni di Motorsport Club, del fatto delle elettriche, perché lui è impegnato in prima persona per quanto riguarda il campionato mondiale di moto elettriche. Insomma, sì, bello questo. È un alfiere convinto. Questo doppio aspetto, no, dentro questo campionato comunque c'è gente che poi è impegnata anche in altri ambiti, quindi questo è veramente un valore aggiunto, no? per tutto il trofeo. Assolutamente. Quindi si parla di moto sia in pista che fuori pista, quindi perché siamo male. Come dire, è un gruppo che vive la moto veramente in ogni aspetto, a tutto tondo. Sì, sì, assolutamente, con grande passione. La grande passione che mette in questo momento Leonardo Piergiovanni, guardalo, il 664 affronta anche lui la curva alla grande. Piergiovanni, un altro tra l'altro non come team ma comunque come motoclub dei Saponettari, sì, no? Assolutamente, lui è un altro Saponettaro. BRT fornisce l'assistenza come a tantissimi altri che comunque hanno bisogno, no? Ce ne sono di persone che magari non hanno il team e quindi riusciamo a trovare a far trovare insomma supporto, no? Un supporto, esatto. Non da poco. E poi parliamo di professionisti, soprattutto professionisti che fanno anch'essi parte della storia della BOT, della Super Twin, della BDPO da anni. Nel frattempo Vocaturex ormai comincia a cercare di sganarsi a dite d'oro, sì, ha messo... ripassato. Intanto vediamo qua dietro che succede. Bernardi insegue dietro Rovelli, che è dietro Rovelli. Fabio in più di un'occasione ci ha fatto vedere cose belle nella seconda metà di gara, sì, Fabio. Rimonte, grande rimonte, attenzione, poi sgancia, ecco, l'ho detto, è passaggio, sì, di è ripassato, stanno in croce traiettoria, sì. bello, lì che succede? Fase di doppiaggio, ok. C'è ancora Ivano lì davanti, sempre più tranquillo, il vantaggio comincia a essere importante. Anche lui, un po' come ha fatto Marco Dall'Aglio nell'altra gara, nella gara della leggenda leggera, può cominciare ad amministrare. Inquadratura per Rovelli, quarta piazza per lui, direttamente all'inseguimento. Nicolas, visto un po' sulle difensive, perché comunque c'ha sicuramente dietro Bernardi che... Dà fastidio, possiamo dire che dà fastidio. Abbiamo, sbronzinetto, era un po' niente scomodo. Fase di doppiaggio per Rovelli, ma senza nessun problema. Tutto tranquillo, sì. Tutto tranquillo. Tanto Ivano Vocaturi. E intanto la stessa curva dove abbiamo visto la prima, sì, Dall'Aglio. Le linee. Esca molto più largo. Sì, le linee sono un po' differenti. Approfitta Marco di tutto. Ivano taglia un po' di più. Marco Dall'Aglio sfrutta tutta la pista, anche perché comunque sicuramente c'è una cavalleria differente, quindi anche quello è vero, quello ti fa guidare in una maniera diversa sicuramente, no? Riesci, sì. Sarà anche una guida diversa, fatto sta che in ogni caso entrambi stanno guidando alla grande, comandano, sì, le rispettive gare. Segnalerei comunque, ecco, adesso dietro vediamo Bassetto. C'è un bel gruppetto, sì, dovrebbe essere, sì, il gruppetto di Ceci, Piano, sì, e Figarotta. Esatto. Bel duello anche in casa Aprilia, fra Figarotta e Ceci. In questo momento Figarotta sta avendo la meglio, c'è Piano un po' che fa da, come dire, rompere l'uomo nel pollaio, perché comunque si trova fra i due, ecco, al settimo passaggio. Vediamo un po' Gregori davanti, davanti a quel gruppetto lì che dicevamo, sì, perché è il gruppetto che girano, se non sbaglio, intorno al 15, dovrebbero girare intorno al 15, mentre il gruppetto, quell'altro,
composto da Rovelli, Bernardi e Vernarelli, e anche Di Teodoro, credo, però forse Di Teodoro è un pelo più veloce. Attenzione, una caduta da segnalare, Aia. Attenzione, in uscita dal tornante veloce. Vediamo, Rovelli. È il cordolo, purtroppo ho preso il cordolo. Però Nicolas, dicevi, sì, un po' sulla difensiva, evidentemente la pressione che gli stava arrivando alle spalle, sì, da Bernardi la un po' fatto sta che esce di scena caduta. Nicolas Rovelli, sì. Dispiace, perché comunque c'era una bella bagarre sicuro in atto, sarebbe stato un po' bello troppo. Sì, vediamo, in piedi tutto a posto, è salito ovviamente un po' troppo sul cordolo. I cordoli di Varano purtroppo sono, non perdona, no, sono molto alti e non hanno grip proprio per niente, quindi sono scivolosi. Fatto sa che in questo esce di scena così Rovelli, peccato, perché giustamente negli ultimi passaggi stavo dicendo, stavano girando, giravano intorno al 12 e mezzo, 12 alto, quindi insomma, bel gruppettino quello lì. E poi davanti c'è il gruppetto appunto di Teodoro, Vocaturi, Pigliacelli, che si sono, diciamo, allungati, no? Allungati, beh, considera che comunque con Pigliacelli che ha fatto il giro veloce, intorno a lui sta girando sul passo dell'1.11, come dicevi, 1.10, sì, buono anche il tempo degli altri, ma giustamente c'è un po' di divario, no? Beh, e questo, certo, lo vediamo anche dalla, proprio dalla distanza che si va creando giro dopo giro fra i vari gruppi. Vocaturi non molla, ma perde qualche cosina sempre di più nei confronti del buon Ivano. Sì, direi che il podio assoluto, se non altro, è cristallizzato. Ricordiamo che Ivano infatti fa parte del discorso veloce, mentre Vocaturi, che è seconda assoluta, è comunque il primo della potente, per cui insomma al di là andremo poi a fare un discorso delle varie classi, no? Sì, e anche qui, come è stato per la gara precedente, abbiamo un discorso di trofeo che forse qui è più ballerino, perché Ivano è presente quest'oggi a Varano per la prima volta, ha saltato, sì, l'altra gara, quindi qui è tutto da definire, eh? La, beh, porta è ancora, sì, aperta, però forse anche Vocaturi, ah, tu parli nella veloce. Io parlo della veloce dove appunto Ivano è venuto un po' a sconquassare. Attenzione, intanto che Bassetto ho visto parecchio vicino a Mauro Piano, se non sbaglio, sì, è Mauro Piano, e potrebbe dare la zampata, attenzione, perché dici che prova, dici che prova. Secondo me siamo all'ultimo giro, no, il penultimo giro, scusate, l'ho visto, potrebbe, non lo so, ho visto che Luca Bassetto nella parte quella, intanto fase di doppiaggio, altri doppiaggi, segnalazione, nella tutto parte a posto, di là, nella parte di là Bassetto l'ho visto rapido, quindi dove invece magari Piano era un po' più attardato, sì, meno efficace, sì, esatto, sì, meno efficace. Efficace, bravissimo. Luca invece è più veloce, per cui evidentemente riesce a recuperare e perde poi dopo. No, ma in verità, esatto, in verità sì, in verità forse Pontire e molla. Sì, staranno girando, diciamo, con tempi di giro similari, o forse qualcosa anche meglio, penso, Mauro Piano, senza togliere niente a Luca. Ovviamente Mauro, come dicevi tu, ha un'esperienza, vogliamo ricordare, Mauro Piano è due volte campione italiano del trofeo della montagna, ovviamente parliamo di qualche annetto fa, però comunque insomma si allena, sicuramente, va in pista, uno che va in può pista dire spesso, la sua, Varano, certo, la conosce comunque bene anche lui, insomma quasi tutti i piloti che fanno parte di questo trofeo, intanto vediamo le ultime curve qua, sono comunque tutti esperti, ultimissime metri per la bandiera a scacchi, sì, prima bandiera a scacchi della potente e veloce, arriva per premiare Ivano Pigliacelli. L'assoluta questa volta, ovviamente, però sarà stato contento Pino, sì, alla fine sì, anche se ha tribolato con la moto, eccetera, ma però, come, sì, come è sua abitudine, no? Perché qualcosa avrà cambiato all'ultimo, ma c'è da dire che Pino porta a casa il giro veloce di gara, 1.09.838 contro 1.10.268 di Ivano. Teodoro, quindi Teodoro che impenna, perché si è divertito come un bambino, anche Bernardi, terzo segnalare, assoluto, no? ottima prestazione, Vernarelli, beh, direi che beh, insomma, beh, direi, guarda, direi, anche perché ripeto, vedendo i tempi si sono divertiti, anche i distacchi sull'arrivo dimostrano come ci fosse molta
vicinanza fra tutti, sì. E direi che adesso è il momento di aspettare gara 2. Vincenzo, abbiamo Vincenzo soddisfatto? Quanto soddisfatto, Vincenzo? Ma essere qua così, sono molto soddisfatto. Ok. Dopo tanto tempo mi ritrovo tanti chili fa, anche tanti capelli fa, sempre grazie ai miei amici Mario Cosentino e Francesco Carollo che mi hanno permesso di fare tutto questo. E poi è vero quello che dicono, si è tutti in famiglia, veramente un bel campionato, una bella gara, correttezza soprattutto nel nessuno che ti chiude. Che è fondamentale. Sì, sì, è fondamentale, la sportività, prima di tutto. Grazie mille, dai. Grazie a presto. Voi. Grazie, ciao ciao. Grande Vincenzo! Bravi!